Salve, mi scusi se la disturbo, vivo in via Provenza ad Arezzo e da lungo tempo siamo costretti a vedere la nostra strada seminata da siringhe, immondizie ed escrementi. Questo comporta un disagio, nonostante tutto il comune, dopo aver messo una sorta di cancello che avete appena visto, per chiudere lo spazio in questione si è lavato le mani, il cancello è poi stato distrutto. Insomma, io sono con Marinella e con Giulia rispettivamente. Da quanto si verifica, Giulia, questo disagio, chiamiamolo allora, eufemisticamente disagio? Diciamo che sono anni che questo disagio si verifica. Io posso parlare, diciamo, in un relativo tratto di tempo perché abito qui, sono giovane e abito qui da poco. Noi si può partire dall'Anticristo, Marinella. Tu le abiti guerre qui puniche, anche te, vero, sì, Marinella? Io da 20 anni quasi. Allora, questa è una zona maledetta perché sì, siamo stati chiamati per il fondo di Viarno, siamo stati chiamati per il ponte, sempre nella stessa zona, è lungo la ferrovia, quindi qui droga a go-go. Sì. Del sangue, una cosa schifosa. Sì, oltre che questo disagio, cioè anche ci sono anche bambini, cioè anziani, è una zona buia, è una zona proprio secondo me discriminata, cioè nel senso che da siamo dalla nel centro d'Arezzo, qui, È ovvio, dalla galleria del Montaini, no? Là dove sì, era sì, l'ex standa, sì, cioè a qua buio, ma io non è che voglio fare. Allora, siccome è la prima volta che veniamo, bene, Marinella, non è nel mio spirito, certo, mazzolare no, subito. No, cerchiamo no, di essere prepositivi. Certo. Cosa chiederesti al comune, oltre che una cacata come ha fatto questo cancello, qui che è ridicola? Beh, diciamo che chiedo un intervento un po' più mirato, ecco, sia per queste persone che comunque è chiaro che hanno bisogno di aiuto e diciamo tenere la zona più pulita, perlomeno togliere queste siringhe perché sono uno scempio. Cioè non si possono portare fuori cani, non possono giocare i bambini, è comunque pericoloso la sera anche a orari, insomma, anche dalle 9 in poi, certo, e si sono verificati dei fatti non piacevoli anche intorno ai palazzi, proprio sotto le case, quindi diventa un problema anche uscire e poter magari stare fuori oltre l'orario, ecco, e rientrare a casa. Allora, noi lanciamo questo accorato appello al comune, perché poi sì, c'è i boulevard, c'è le piste ciclabili, ma le prime cose sono queste, signori. Anche perché io mi domando, Madonna Santa, ma è inutile che facciate venire Renzi per inaugurare i circoli culturali all'Aurora, la bellezza, ma la bellezza di sto cazzo, scusa, abbiate pazienza se mi infervoro, perché qui siamo in linea d'aria a 500 metri da dove viene a inaugurare il circolo della bellezza del PD Renzi. Sì. E allora questi cittadini, io non penso che la Marinella e la Giulia siano due teste di cazzo, io lo so, che ormai lo so da tanto che sono testa di cazzo, ma loro da trascurare così. Diamogli una pulitina, c'è qui l'assessorato ai lavori pubblici, sì, a 300 metri, Maremma, sì, Can. No. Ma se poi vedi ieri ha messo quella rete, ma non è che hanno guardato per dire ma cerchiamo, sì, anche sì, noi di dare una, cioè, non che si chiederebbe anche una pulita, ma c'è un cancello adeguato. C'è più siringhe che fili d'erba. Torniamo, perché tu sai che io non ho padroni, quindi posso tornare quando mi pare. Bene. Noi ogni mese ci prendiamo l'impegno, finché non migliora la situazione, di venire qui e far vedere ancora come stanno. Mi auguro di non dover venire più, anzi di venire a ringraziare il comune. Speriamo. Cosa che faremo se accadrà questo, certo, va bene? Sì, lo prometti? Dica Cacechi? Cacechi. 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 Che sa cechi tutti. Se ne è vero. Speriamo che cacechi con prima loro.